Una brutta sconfitta, figlia di una brutta prova del Giulianova oggi contro il Chieti. Al 91esimo abbiamo intercettato il presidente Bartolini, che era molto arrabbiato. Ha avuto modo di vederlo negli spogliatoi? No, non ho avuto modo. Una sconfitta che fa male, non sono d'accordo con una brutta prova, però. Quindi per me la prova è stata per tanti aspetti positiva, anzi abbiamo tenuto secondo me anche maggiormente il campo rispetto a Rieti. Purtroppo come sempre paghiamo delle ingenuità che poi ci penalizzano e ci hanno fatto, purtroppo abbiamo perso la gara. Dopo la vittoria nel recupero però ci si attendeva un Giulianova diverso, tra l'altro in una partita che classifica la mano uno scontro diretto per la salvezza. Sì, sì, ma sono tutte cose lecite quelle che mi chiedete. Un Giulianova che per tre giornate in una settimana ha proposto la stessa formazione con 8 under titolari che hanno fatto 270 minuti sulle gambe in poco meno di una settimana. Quindi ci sono delle cose che voi non sapete e che purtroppo vengono poi a penalizzare una gara. Cosa chiedo ai ragazzi? Io avevo 4 indisponibili in panchina. Paudice l'ho dovuto recuperare in extremis, soprattutto questa mattina. Ho chiesto lui di stringere i denti quando Paudice viene da una lesione muscolare. In panchina avevo 3 giocatori fuori. Io ho chiesto a Pedalino di stringere i denti, anche lui viene da una lesione e da un problema a polpaccio. Gioco con 8 under che comunque sono stanchi, quindi, però per me la prestazione c'è stata, la prestazione. Poi hai perso, quindi quando si perde la colpa dell'allenatore, che assumo le mie responsabilità, come ripeto, faccio sempre. Però si devono risaltare anche queste cose, credo. Resta poi il problema di queste gare casalinghe. Quest'anno Alfarini, Giulianova non riesce a fare risultato. Speriamo di sfatare questo tabù che sinceramente dà molto fastidio. Oggi è una partita che a me brucia molto perché ripeto, potevamo gestirla in maniera diversa. Purtroppo questo è il verdetto. Io da domani ricomincio come sempre il mio lavoro, quindi io ripeto, non potevo chiedere di più ai ragazzi. Però c'è da sottolineare che anche qualche ragazzo, qualche giocatore deve essere un po' più attento, deve capire che queste sono partite dove il margine di errore è ridottissimo, quindi chi sbaglia meno porta a casa la vittoria. Da questi 3 punti a cospetto di un Giulianova in giornata negativa, ma questo ovviamente nulla toglie alla buona prestazione della sua squadra. Io credo che è stata una grande partita perché l'abbiamo aggrediti dal primo al 95esimo minuto e se il Giulianova è stata incapace, passatemi il termine, di fare una buona gara è per merito esclusivamente nostro, perché quelle 3-4 volte che siamo usciti un po' in ritardo sono stati molto bravi a farci anche un po' male, tra virgolette. Per cui un grande applauso a questi ragazzi, che noi siamo senza preparatore atletico e questo dimostra il lavoro che facciamo nel quotidiano e, come dico da tanto tempo io, siamo un gruppo di uomini, uomini, uomini. Questa è la cosa molto importante. Un Rieti in ascesa, avevate fatto bene anche nell'ultima partita, oggi avete confermato il miglioramento sul piano del gioco e ovviamente anche dei risultati. Sicuramente è importante la vittoria, comunque col Cinzia Alba Longa di mercoledì è stata fondamentale. È chiaro, dobbiamo vivere la giornata, andare avanti, lavoro sempre quotidiano, il martedì, il mercoledì e quant'altro, e cercare di riproporre sul campo la domenica quello che proviamo in allenamento, con tanta voglia, tanta fame e tanta intensità. Questo è il nostro motto calcistico. Grazie.